Allora, partito. Sono in compagnia con Giulia Staccioli. Allora, chi mi segue magari dirà: chi è? E io dico: un colpaccio. Vuoi dire chi sei? Quando è nata la compagnia strepitosa che hai messo in piedi? Perché è nata quando. È logorroica, mi ha detto, quindi. Devo fare attenzione. Allora, sono, diciamo, la fondatrice Sentite un po'. della compagnia Cataclò Wow, Athletic Dance, TADA. mamma mia. E quest'idea mi è nata 23 anni fa, anzi 24 quasi, e nasce dalla mia esperienza personale. Io nasco come ginnasta, sono stata ginnastica nella ginnastica ritmica per tantissimi anni, nazionali, olimpiadi, quindi quelle cose vere che ti coinvolgono tutta la vita nell'adolescenza. Poi ho smesso di fare agonismo e però avevo ancora il desiderio di fare col mio corpo. E il primo amore era la danza e sono tornata alla danza. Sono andata negli Stati Uniti, ho studiato e Danza classica, allora, moderna. considera che nella ginnastica ritmica la danza classica è la base proprio della preparazione fisica. E quindi io ho fatto per tanti anni comunque un'impostazione di danza classica, tante ore anche al giorno. E quindi avevo voglia però di affrontare quello che era la danza contemporanea, moderna, quella che non conoscevo, insomma. Ci sta. E qui a casa appunto di Moses e Cynthia Quinn. E quindi ho avuto modo proprio di capire e anche di comprendere come valorizzare le mie competenze. E da lì è nata poi l'idea di dire: ma io ho anche tanti altri amici in Italia che Torno a vorrebbero, casa. torno a casa e fondo una mia compagnia che abbia questa caratteristica, cioè di avere dei danzatori ibridi e di poter così creare un ponte tra quello che è il mondo dello sport e il mondo della danza, perché comunque anch'io nella mia esperienza ho trovato grande chiusura del mondo della danza verso una ginnasta, Bravo, te lo perché volevo chiedere. quindi molto faticoso, per quello che poi ho deciso di andare a studiare negli Stati Uniti, perché là ho trovato un pochino più di apertura mentale. E quindi decisi di proporre, di presentare la compagnia, evidenziando anche questa matrice sportiva con uno spettacolo che adesso si chiama Play e che ai tempi si chiamava Indiscipline. E quindi uno spettacolo che parlasse delle discipline sportive, però guardate con un occhio un po' indisciplinato e quindi che mettesse in evidenza degli aspetti diversi, ma che lavorasse realmente sul gesto atletico. E così ho potuto utilizzare anche persone che, pur avendo delle grandi competenze ginniche e non avendo quelle, diciamo, ancora coreutiche, potessero, come dire, mettere in scena queste mie idee. E da lì quindi è nata poi la compagnia. Stramba. Bella. Oppure senti una forma di pregiudizio? tantissimo, ma in entrambi i mondi, Appunto, in cioè entrambi i mondi. la danza classica, io ne conosco tantissimo di ballerini e per loro è cioè, non esiste nient'altro che al di fuori di quello. Come riesci a fare sposare i due mondi, farli andare d'accordo? Ma guarda, io ho sempre cercato di essere molto indipendente in questo e di farmi influenzare il meno possibile. Chiaro che l'influenza l'ho sentita del pregiudizio, però è stato anche un grande stimolo, anche, come dire, un aiuto a essere critica in quello che facevo, quindi domandarmi sempre: ma questa cosa che sto facendo, che cos'è? Che cosa sto dicendo? Che cosa voglio dire? Questo già, io ecco, la cosa che io ho sempre avuto molto ferma nella mia testa, arrivando poi dalla ginnastica, dal codice di punteggio, dalle Olimpiadi, da quella mentalità lì. Il mio mantra era no dimostrazione di destrezza, no saggio di ginnastica in teatro. Cioè io ho sempre avuto molto chiaro, e questo è l'insegnamento di Pendleton, di andare a utilizzare il corpo per il suo potenziale e il gesto atletico per la bellezza che rappresenta, non per dimostrazione di guardate come sono bravo a fare questa cosa qua. Quindi quelli che possono essere le critiche o comunque i pregiudizi che arrivano dalla danza, 20 anni fa tantissimo, ah ma questa non è danza, oppure dalla ginnastica, ah ma questa non è Non più è ginnastica, giusto. io ho detto è un'altra cosa, Bravo. cioè sarà una danza sbagliata, sarà una ginnastica sbagliata, va bene. Non voglio che sia identificata con quello o con quell'altro perché non è né uno né l'altro, è sia uno che l'altro. E quindi questo è stato poi negli anni comunque un continuo
continuo work in progress, una continua ricerca, sono cambiati i danzatori, sono cambiate le generazioni, io sono cresciuta, ho cercato di essere sempre apertissima e curiosissima. E questo è quello che ho fatto anche poi con i miei danzatori, perché comunque i danzatori che entravano in compagnia, io inizialmente li formavo sulle mie coreografie e in compagnia. Adesso c'è l'accademia, è un'ulteriore, come dire, crescita, no? Di apertura mentale. E adesso è anche più, come dire, più frequente la contaminazione di genere anche nella danza. Io le prime chiacchiere che ho fatto col mio primo cast era su niente. Gli raccontavo le mie idee, ma loro non sapevano che cosa volesse dire. Quindi anche se dovrete correre per 3 minuti facendo questo e quest'altro. Che noia. No, perché la coreografia invece deve rappresentare questo, quindi raccontare la storia, fargli capire il significato, no, del gesto. Era proprio molto educativo. E questo messaggio educativo, queste diciamo, modalità di racconto, per me sono diventati anche un percorso educativo per un pubblico. Cioè portare a teatro persone che a teatro magari non c'erano mai state a vedere la danza, perché poi appunto il mondo sportivo ha cominciato a venire a vedere Cataclò perché sapeva un po' il mio percorso passato, quello dei ginnasti che erano in compagnia con me all'inizio. E quindi iniziano a scoprire anche che la danza, il teatro è anche qualcosa di comprensibile, perché poi il pregiudizio da parte del mondo dello sport verso la danza è quello, ma tanto non la capisco, no? Certo. Quindi, insomma, educare a entrambe le parti. Giustissimo. Allora, siamo al Teatro Carcano. In scena uno spettacolo che ha quanti annetti? 20, ho iniziato a crearlo nel 95, quindi sono un po' di Sono 24. Cosa vedrò io questa sera? anni. Allora, tu stasera vedrai intanto appunto le radici, le radici, vedrai delle idee nate 24 anni fa, però che negli anni hanno avuto una grande progressione proprio di contaminazione, quindi con dei danzatori, con un cast di giovani danzatori diplomati in Accademia Cataclò, e quindi è il primo cast composto integralmente da ragazzi che appunto hanno scelto e deciso di seguire questo genere di Athletic Dance Theatre e che sono stati formati per questo. E quindi anche a livello coreografico, pur avendo le stesse idee, c'è una sorta di rielaborazione dei dati e quindi un'amalgama maggiore su quello che è il gesto acrobatico e il gesto coreutico. E poi all'interno comunque di questo, diciamo, di questo mondo sportivo rappresentato attraverso immagini e cartoline, ci sono anche alcune coreografie di nuova generazione, quindi costruite anche e create sui ragazzi. Bisognerebbe chiedere a chi l'ha scritto. Io credo che perché è uno spettacolo sorprendente e come dicevo alterna tantissimo modalità diverse anche di racconto, per cui c'è sempre un po' questa sorpresa e ci sono delle cose ironiche, divertenti, ma anche delle coreografie più emozionali, più intense, più forti e quindi un po' scioccante mi verrebbe da dire, ma soprattutto questa definizione a me chiaramente tocca come coreografa, ma perché io ogni volta, dopo tutte queste repliche, non so quante sono, che ho visto, ogni volta scopro piccole cose, piccoli momenti e anche la cosa meravigliosa è ascoltare poi le persone che vedono lo spettacolo e vedere quante riescono comunque a leggere anche il sottotesto. Quindi sì, è un impatto molto visivo perché Visivo. lavoro molto sul visuale, però ci sono dei significati dietro ogni piccolo racconto. Che cosa vorresti che io mi portassi a casa questa sera dopo aver visto Play? Già il fatto di portarti a casa qualcosa sarebbe molto bello. È più il sottotesto o l'immagine visiva che vuoi che io mi porti? Cioè, vuoi, allora, visivamente siete strepiti ogni volta che vedo i video su YouTube, rimango sempre incantato, quindi io questa sera per vedervi dal vivo mi porterò visivamente una cosa pazzesca, però adesso mi stai parlando del Allora, sottotesto. tu perché sei tu, che nel senso che sei una persona abituata, no? A osservare, a stare in teatro, a vedere il teatro e a cogliere, vorrei che tu ti portassi a casa i messaggi.
le domande, anche solo che cosa ci stava dietro, perché io credo che un coreografo, un artista, è importante che abbia dei significati da far passare, però devono essere anche dei significati che in qualche modo hanno un linguaggio che possa passare, Chiaro, perché sennò ce lo la raccontiamo tra raccontiamo. di noi. E quindi per quello è uno spettacolo anche che funziona, perché appunto ha livelli di lettura diversi, quindi uno può vedere all'interno di una coreografia un significato e un altro il significato del significato. E quindi questo, qualche domanda che possa stimolarti poi un pensiero. Ma essendo tu indipendente, perché io non credo che ci siano dei produttori, non lo so, No. hai un'accademia, eccetera, quali sono le difficoltà che affronti e combatti? Beh, oramai sono 25 anni che vai avanti da solo, una donna forte, Che combatto. brava, e vai avanti. Quali sono le difficoltà che ti fanno più incazzare? Allora, vabbè, le difficoltà economiche tendenzialmente, ma le difficoltà economiche che comportano una difficoltà poi a poter stare in sala prove, perché la ricchezza più grande per un coreografo è avere il tempo. Però noi lavoriamo con le persone e il tempo per le persone è comunque importante per dei professionisti. Quindi quello che a me manca adesso rispetto al passato, perché ci sono stati momenti nei quali comunque il lavoro mi permetteva l'autofinanziamento e quindi avere anche un cast con uno stipendio e quindi persone che lavoravano a tempo pieno per me. Adesso persone che dedicano tantissimo alla compagnia e che lo fanno come primo pensiero, ma che non hanno una serenità e una tranquillità economica, quindi io ho anche la necessità di lasciarli poi liberi per fare anche altre cose. E quindi avere il tempo molto costretto in sala prove. Questa cosa è un grande rammarico, un grande dispiacere. Però devo dire che negli ultimi anni, dopo le grandissime difficoltà tra il 2008 e il 2009, insomma, quando ci sono state le crisi, quando è stata la crisi per tutti, che ho dovuto veramente rimettere un po' in gioco, è già un grandissimo successo essere ancora qua e comunque vedere che nonostante tutte le difficoltà, la qualità del lavoro viene apprezzata e le fatiche che faccio io, che fa tutto il mio staff, che fanno i danzatori, comunque portano un buon risultato e ne siamo tutti molto soddisfatti. E andrei avanti ore. Faremo un'altra puntata. Quando ci sarà un altro spettacolo, Volentieri. io vengo Va bene, sì. e ti va di dare l'appuntamento a loro? Un'altra volta? No, tanto fino a Quando? Ah, domenica. giusto. Ah, È scusa. già bello pieno, però ci sono ancora Ah! dei posti. Assolutamente, scusami, assolutamente. E siamo ancora quindi qua al Teatro Fino al Carcano fino al 17. 17, quindi stasera, domani sera, Sabato e domenica sabato e domenica pomeridiana. pomeriggio. I Cataclò. Io ringrazio veramente di cuore questo bel regalo che mi ha fatto Giulia. Grazie a te davvero. Ti posso Ciao. abbracciare? Mamma mia, grazie mille, Giulia. Sì, sempre. Merda, merda, merda. Non ne avete bisogno. Sì, sempre. Ciao a tutti!